Oggi siamo a Sondrio in compagnia di Paolo Rossi, sviluppatore indipendente su piattaforma iOS. Qual è stata l'intuizione che ti ha spinto a realizzare la tua prima app? Diciamo che non è stato tanto il pensare di vendere e fare numeri milionari sull'App Store, quanto più di capire come funzionava il workflow dall'inizio dello sviluppo di un'applicazione alla approvazione, alla vendita sull'App Store ed eventualmente alla promozione, e di questa esperienza propormi per sviluppare applicazioni alle aziende che volessero andare sull'App Store e spiegargli come fare ed eventualmente realizzargli l'applicazione o formare un loro team in questa direzione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di appoggiarsi a una piattaforma? Come vantaggi, nel caso della piattaforma proposta da Apple, secondo me lato sviluppo ci sono pochi device, per cui quando bisogna fare il debug non bisogna impazzire in mezzo a mille prodotti di case diverse e quindi problematiche diverse. E il fatto di avere tutta la parte burocratica della vendita, della parte comunque commerciale, gestita completamente da loro, con in cambio richiesto soltanto una piccola partecipazione annuale attorno ai $100. Dopodiché tu ti devi occupare solo dello sviluppo e al resto ci pensano loro, pagamenti compresi, senza dover impazzire. Un altro dei vantaggi, per esempio nella gestione delle vendite, è il fatto che hanno un sistema tutto sommato notevole per il controllo e il monitoraggio delle vendite, giornalmente, settimanalmente, cose che normalmente metterle in piedi da soli è comunque oneroso e dispendioso come tempistiche. Svantaggi, siamo comunque in un regime che si può essere paragonabile appunto a un piccolo impero, loro comandano e decidono se la tua applicazione verrà pubblicata o no. Difficilmente rifiutano un'applicazione senza un vero e proprio buon motivo. Quali consigli puoi dare agli amici delle officine? Non farsi vedere grandi numeri, nel senso che non è così facile fare l'applicazione di successo, soprattutto oggi, quando ormai anche le grandi case si sono lanciate, i prodotti di qualità sono saliti tanto, quindi vieni scelto per qualità, non più per curiosità. Seconda cosa, comunque è interessante come opportunità, perché anche se sei piccolo, Apple nella sua piattaforma ti dà la possibilità di comunque lanciarti su un mercato gigantesco, per cui una buona idea potrebbe comunque funzionare, ed eventualmente scegliere una strada alternativa, che è quella non tanto di sviluppare per fare soldi sull'App Store, ma sviluppare per dare supporto ad aziende che vogliono andare sull'App Store e non ne hanno la capacità.